benvenuti a questo appuntamento a cui l'opera di Santa Maria del Fiore ha creduto fortemente e quindi ha inteso mantenere. È passato esattamente un anno praticamente da quando ci avevamo provato la prima volta e poi è successo quello che è successo e forse nessuno credeva che saremmo arrivati a tanto, diciamo. Dobbiamo essere grati al nostro arcivescovo che oggi per l'appunto compie gli anni e per questo dono che ci fa e che anche lui appunto ha voluto mantenere con questa esegesi biblica da fine biblista quale egli è, accompagnata alla musica sacra che fu composta da Francesco Corteccia, maestro di cappella qui del Duomo, organista del Battistero, canonico di San Lorenzo, un'autorità musicale nella Firenze del Cinquecento. Era anche il musico prediletto del Granduca Cosimo I de' Medici. Dunque ascolteremo la Passione secondo San Giovanni nella narrazione che un traduttore della Bibbia fiorentino, Santi Marmuchino, un frate domenicano, realizzò nel Cinquecento e che verosimilmente era quella che veniva appunto utilizzata all'epoca. La narrazione della Passione si alterna, come si faceva appunto all'epoca, alla musica. Quindi alcune parti del Vangelo sono raccontate, altre invece sono state messe in musica da Francesco Corteccia. Alla fine di questo breve percorso tra parole e musica, Sua Eminenza compirà appunto la sua meditazione, la sua esegesi quaresimale e dopo concluderemo con un ultimo brano, sempre che Corteccia ha previsto proprio per l'esecuzione di questa passione. L'edizione della musica è quella che fu approntata nel 1970 da Mario Fabbri, che è stato un docente di storia della musica all'Università di Firenze e che trovò questa suggestiva passione in un manoscritto dell'archivio dell'opera di Santa Maria del Fiore. Dunque si valorizza anche la grande tradizione artistica, culturale, musicale che questa cattedrale possiede. Gli appuntamenti successivi li avete nel programma, dunque la Passione è stata suddivisa in tre, diciamo, in tre tappe. L'ultimo appuntamento invece sarà relativo al Vangelo della Resurrezione, quindi usciremo dalla Passione di Corteccia e ascolteremo la meditazione di Sua Eminenza accompagnata appunto ai brani per la messa di Pasqua composti sempre dal Corteccia. Spesse volte vi era andato Gesù con suoi discepoli. Giuda, dunque, avuta da pontefici e farisei una compagnia di armati, venne là con lanterne e fiaccole e armi. Ed Gesù, sapendo tutte quelle cose che avevano a venire sopra di lui, facendosi avanti, disse loro: «Chi cercate?» Così risposono a lui: Gesù, Gesù, disse a quelli Gesù: «Sono io». E stava ancora Giuda che lo tradiva con quegli.
Come adunque disse loro, sono io, si tirorono indietro ed caddono per terra. Di nuovo allora domandò a quegli, chi cercate? Ed quegli dissero, se adunque cercate me, lasciate andare i discepoli miei. Questo asserì a ciò che si adempisse la parola che egli disse, di quelli che tu mi hai dati non ho perduto alcuno. Ma Simon Pietro, avendo il coltello, lo cavò fuori ed percosse un servo del pontefice e tagliògli l'orecchia a destra. Il servo aveva nome Malco. Disse adunque Gesù a Pietro, metti il coltello tuo nella guaina, non berrò io il calice che mi ha dato il Padre? La compagnia degli armati, adunque, ed il tribuno, ed i ministri dei giudei, presero Gesù, ed legatolo, condussero primamente in faccia ad Anna, perché era suocero di Caifa, il quale era pontefice in quell'anno. Ed era, Caifa, quello che aveva dato il consiglio ai giudei. Ebbene un uomo solo cambia a morire pel popolo.
seguiva Gesù insieme con un altro discepolo. E questo discepolo era noto al gran sacerdote. Entrò quindi con Gesù nel palazzo del pontefice. Pietro stava invece di fuori, alla porta. Uscì dunque quell'altro discepolo che era noto al gran sacerdote. Parlò alla portinaia ed messe dentro ancora Pietro. Ma disse l'ancilla portinaia a Pietro: «Et non sei anche tu dei discepoli di questo uomo?» Egli rispose: «Non lo sono». Per intanto i servi e i ministri, avendo acceso carboni perché era freddo, stavano ritti e scaldavansi. Ed era con quelli ancora Pietro in piedi, ed si scaldava. Il pontefice interrogò adunque Gesù sui discepoli suoi e sulla dottrina sua. Rispose a quello Gesù: «Io palesemente ho parlato al mondo e niente ho mai detto in occulto. Perché adunque tu interroghi me? Domanda a quelli che hanno udito come io gli abbia parlato. Ecco, questi conoscono tutte le cose che ho dette». Ma appena finite queste parole, uno dei ministri, ivi presente, diede una gotata a Gesù dicendo: «Così rispondi al pontefice?» Gli replicò Gesù: «Se ho parlato male, rendi testimonianza del male, ma se bene, perché mi batti?» Poi Anna mandò Gesù legato da Caifa, sommo sacerdote. Per intanto Simon Pietro stava in piedi ed scaldavasi. Dissono adunque a lui: sono. Ma uno dei servi del pontefice, parente di quello del quale Pietro aveva tagliato l'orecchia, gli disse: «Non ti vidi io nell'orto con lui?» Pietro allora di nuovo negò, e subito cantò il gallo. L'esecuzione in questi giovedì di Quaresima della Passione di Cristo secondo Giovanni, poi di alcuni responsori della Domenica di Risurrezione del musicista fiorentino Francesco Corteccia, ci offre l'occasione di meditare sui racconti che nel Vangelo secondo Giovanni narrano la Passione del Signore, poi gli eventi del giorno di Pasqua fino alla domenica successiva. Siamo quindi i capitoli dal 18 al 20 del quarto Vangelo. I racconti della Passione in Giovanni costituiscono le pagine del suo Vangelo che appaiono le più vicine a quelle dei Vangeli sinottici. Eppure, pur in una trama comune, non mancano nel quarto Vangelo omissioni di eventi e parole riportati dagli altri tre Vangeli, e insieme eventi e parole nuovi che non si trovano negli altri Vangeli. Questo intreccio di somiglianze e differenze fa sì che la narrazione della Passione in Giovanni si presenta come un racconto saldamente ancorato alle tradizioni più antiche, quelle cioè comuni a tutti gli ambienti del cristianesimo dei primi tempi, ma anche con una comprensione originale e di specifico spessore simbolico e teologico che ne fanno, di questo racconto della Passione, il vertice dell'immagine che Giovanni ci offre di Gesù. Mediante omissioni e inserimenti, il Vangelo secondo Giovanni in modo particolare stempera quanto di tragico, umiliante e doloroso caratterizza la Passione del Signore, mentre invece di Gesù esalta la maestà,
la gloria, il potere salvifico. La morte di Gesù per Giovanni coincide con la sua glorificazione. Verso questa meta, la sua glorificazione, ovvero la manifestazione della sua identità e quindi glorificazione del Padre, Gesù ha camminato lungo tutta la vita. Lo afferma egli stesso all'inizio della settimana che conduce alla sua Pasqua. È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma proprio per questo sono giunta a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. L'ora. Il tema dell'ora, con riferimento alla passione del Signore, è presente anch'esso già nei Vangeli sinottici. Troviamo nella preghiera di Gesù al Getsemani, in cui egli chiede se fosse possibile passasse via da lui quell'ora, e al momento dell'arresto Gesù riconosce: è venuta l'ora. Ma l'ora nel Vangelo di Giovanni si presenta non semplicemente come un tema tra gli altri, ma uno dei temi portanti del Vangelo. Gesù ne parla già a Cana di Galilea, primo miracolo, quando risponde così alla madre che gli chiede di intervenire a favore dei due sposi: non è ancora giunta la mia ora. E poi successivamente, mentre insegna durante la festa delle capanne, il Vangelo ci avverte che i giudei non possono arrestarlo perché non era ancora giunta la sua ora. Quanto avviene nella sua passione e risurrezione è per Gesù il compiersi dell'ora. Per il Vangelo di Giovanni è l'orizzonte in cui si apre l'ultima cena. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. E lo ribadisce Gesù stesso a conclusione della cena, introducendo la preghiera al Padre con queste parole: Padre, è venuta l'ora, glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te. La morte di Gesù non è un incidente che accade per caso nel percorso della sua vita, ma è la meta, il traguardo verso cui la sua esistenza è indirizzata fin dall'inizio. Perché in quella morte, che è un gesto d'amore, si rivela il vero volto di Gesù, chi veramente egli è e quindi chi è il Padre che lo ha mandato. È la glorificazione di Gesù e del Padre suo, a cui rivolgere la nostra fede. Tutto questo illumina la prima scena del racconto della passione, quella dell'arresto. Eliminata la scena dolorosa dell'agonia nel giardino al di là del torrente Cedron, in cui l'umanità di Gesù fa velo alla sua divinità, ecco che Giovanni pone Gesù immediatamente a confronto con i suoi avversari, condotti dal traditore Giuda. Questi fa da guida a una coorte, quindi soldati romani, e a guardie che i capi dei sacerdoti e i farisei hanno organizzato per compiere la cattura. È un mondo che cammina nelle tenebre, per questo ha bisogno di lampade e torce per non perdersi. È un mondo che si nutre di violenza, come indicano le armi che soldati e guardie hanno in mano. Eppure, questo spiegamento di forze non produce nulla, perché l'arresto di Gesù non è frutto della loro azione, bensì l'esito della consegna che il Signore fa a loro di se stesso. E ciò avviene al termine di un confronto in cui emerge tutta l'autorità di Gesù. Il confronto vede anzitutto Gesù prendere l'iniziativa. È lui a fare un passo verso di loro, dice l'Evangelista, si fece innanzi, e lui a domandare: chi cercate?
gli rispondono: Gesù il Nazareno. Essi sono venuti a cercare Gesù, un uomo proveniente dal paese di Nazaret. Ma la risposta di Gesù indirizza la sua origine non a Nazaret, ma ben altrove. Gesù risponde: sono io. Ma potremmo anche tradurre anche io sono. E in questa espressione io sono risuona quanto sempre Gesù aveva detto di sé: se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono. Prima che Abramo fosse, io sono. E lo aveva ribadito ancora durante l'ultima cena. Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, perché quando sarà avvenuto, crediate che io sono. Io sono. Gesù ripetutamente si attribuisce il nome di Dio. Il nome rivelato a Mosè dal roveto del Monte Horeb, io sono. Il nome impronunciabile che la pietà ebraica nascondeva sotto l'appellativo Adonai, Signore. Ma ora questo nome può tornare ad essere pronunciato, a rivelarsi, perché risplende nel dono che Gesù fa di se stesso per l'umanità. Ed è ancora Gesù a dirci che questo non è da parte sua un atto arbitrario. È il Padre stesso che gli ha dato il proprio nome, io sono, la sua identità divina. Nella preghiera, dopo la cena, dice infatti: Padre Santo, custodiscili nel tuo nome quello che mi hai dato. La rivelazione dell'identità divina da parte di Gesù fa sì che, di fronte a colui che avrebbe dovuto essere atterrito dalla violenza che lo minacciava, le spade con cui si ponevano, invece sono i suoi avversari a prostrarsi. A Gesù che si fa innanzi corrisponde il loro indietreggiare, e a Gesù che sta davanti a loro senza timore corrisponde il loro cadere a terra. Il potere umano si prostra di fronte alla rivelazione del nome di Dio, alla sua presenza tra noi. È una presenza talmente autorevole che può permettersi persino di comandare a coloro che sono venuti a catturarlo, e intima loro: se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano. È l'ora di Gesù, non l'ora dei discepoli. Questa non è ancora venuta, non mancherà di venire. Ma aveva detto a loro Gesù dopo la cena: viene l'ora, viene, verrà per voi l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. Questa, in quel momento invece, è l'ora di Gesù, quella in cui egli mostra la sua totale unità con il Padre e ne manifesta il volto d'amore, consegnandosi agli uomini nel totale dono di sé. Soldati e guardie potranno portarlo via con loro, non perché abbiano la forza di farlo, nonostante le spade, ma perché Gesù si offre a loro. Alla mite condiscendenza di Gesù fa da contrasto il gesto di Pietro, che sfodera una spada e ricorre alla violenza, la stessa violenza con cui erano giunti soldati e guardie. In realtà Pietro sa che non basterà la sua spada a salvare Gesù, lui solo contro una corte, ma sente di dover rimanere fedele a quanto aveva promesso durante la cena. Dice: Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Estraendo la spada e colpendo il servo del sommo sacerdote, Pietro pensa di adempiere a quella promessa, mettendo a repentaglio la propria vita per Gesù. In realtà, il gesto di Pietro mostra che egli non ha compreso la natura del regno di Gesù. Questi la svelerà a Pilato: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei.
proprio quello che pensai dover fare, Pietro, combattere. Ma la regalità di Gesù è un'altra, come mostrerà il seguito della passione. Non si difende con la violenza. Gesù si rivolge a Pietro anzitutto per comandargli di rinunciare alla violenza, rimetti la spada nel fodero. E poi per Pietro c'è una domanda che svela con quale animo Gesù si avvicina alla passione. Il calice che il Padre mi ha dato, non dovrò berlo? Sono parole che negli altri Vangeli si trovano nell'agonia di Gesù nell'orto e sono parole che svelano l'unità di volontà tra Gesù e il Padre e al tempo stesso la sovranità di Gesù sulla propria vita. Aveva detto Gesù: per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Nell'obbedienza a questo comando la passione si illumina come un gesto di dono. Io do la mia vita. Gesù dunque si consegna, è arrestato e legato e viene condotto nella casa di Anna, altrove viene chiamato Ananos o Anania, è il capo di una potente famiglia di sacerdoti. Sommo sacerdote egli stesso era stato per 9 anni, dal 6 al 15 d.C. Dopo di lui furono sommi sacerdoti ben 5 suoi figli, nonché, lo è in quel momento, suo genero Caifa. Il prestigio e il potere del capo famiglia ne fanno per l'Evangelista il naturale interlocutore di Gesù in un interrogatorio. Caifa, peraltro, la sua decisione l'aveva già presa, non aveva bisogno di confrontarsi con Gesù. Secondo il quarto Vangelo, egli aveva già portato il Sinedrio a condannare Gesù. Ne ricordate la motivazione? È conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera. Così Caifa aveva concluso la discussione che nel Sinedrio si era aperta con queste considerazioni: quest'uomo compie molti segni, se lo lasciamo continuare così tutti crederanno in lui, verranno i romani, distruggeranno il nostro tempio e la nostra nazione, allora meglio che muoia lui. L'ottica di Caifa è puramente politica: salvare la nazione dalla vendetta dei romani, e porta il Sinedrio a decidere così. Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo. Questo può spiegare perché nel Vangelo di Giovanni noi non troviamo una riunione del Sinedrio durante la passione. La decisione il Sinedrio l'aveva già presa. Viene richiamata in questo momento illustrando chi fosse Caifa. Ma Gesù passerà da Anna a Caifa solo perché questi, sommo sacerdote in carica, lo presenti a Pilato. Ma all'Evangelista interessa ben altro. Egli scorge nelle parole di Caifa la chiave di lettura teologica della passione. Questo non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote, quell'anno profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Gesù è il salvatore dell'umanità e la riunione dalla dispersione ci dice che la salvezza è la comunione dei figli di Dio. Ecco allora Gesù e Anna. Il confronto tra loro dunque non serve a stabilire se Gesù debba essere condannato. Questo è già deciso. Ora si assiste alla presa d'atto dell'incomprensione del giudaismo nei riguardi di Gesù e dei suoi discepoli, perché l'Evangelista poi tutto questo lo legge nel suo tempo, quando la contrapposizione tra sinagoga e comunità dei credenti in Gesù è continua. La domanda di Anna appare un tentativo di comprendere se Gesù era un rabbì credibile e quali potevano essere le ragioni per cui la gente si allontanava dalle sinagoghe e seguiva questo nuovo maestro, come poi avrebbe seguito la predicazione dei suoi discepoli. Quanto alla dottrina insegnata da Gesù, non è difficile
nelle parole che il quarto Vangelo gli attribuisce, trovare motivi di preoccupazione per un sommo sacerdote. Gesù chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Gesù si proclamava Messia e diceva di se stesso: sono figlio di Dio, che era una chiara bestemmia. Tutti i motivi che ritroviamo riassunti nelle parole che i giudei pronunceranno di fronte a Pilato. Noi abbiamo una legge, secondo la legge deve morire perché si è fatto figlio di Dio. Gesù non entra nel merito della domanda di Anna, ma adesso pone un fatto che dovrebbe far tacere chi lo interroga. È inutile chiedere a Gesù quello che tutti sanno, perché Gesù non ha parlato di nascosto, ma apertamente. La comunità che si è formata attorno a Gesù e che continua la sua missione al tempo in cui il Vangelo viene scritto e continua a farlo, fino ai nostri tempi, non è una compagnia sovversiva che trama nascostamente, non è neppure un gruppo esoterico, una setta che si separa dal mondo, ma pur non appartenendo al mondo, vive l'esperienza di fede nel mondo e di fronte al mondo. La rivendicazione di Gesù è arricchita dal vocabolario che egli usa. Anzitutto egli ribadisce di aver parlato, e qui porta l'accento non tanto sui segni da lui compiuti, quanto sulla rivelazione di cui è stato mediatore verso gli uomini. Io ho parlato al mondo apertamente, ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio. Per Giovanni Gesù è la sapienza divina che si manifesta al mondo, è la parola, il verbo fatto carne, che comunica la verità che salva. Ma le parole di Gesù inducono ad andare anche oltre, ricordando che Dio, nel libro di Isaia, dice di se stesso: io non ho parlato in segreto, in un angolo tenebroso della terra. Anche di fronte ad Anna, dunque, Gesù, presentandosi come colui che non parla nel segreto, Gesù afferma la propria identità divina. La guardia, lì presente, reagisce quindi in modo adeguato. Il suo schiaffo non è la punizione per una risposta arrogante, ma per una verità inaccettabile agli orecchi della fede giudaica. Lì, di fronte a un sommo sacerdote, un uomo osava farsi uguale a Dio. Inutilmente Caifa aveva tentato di ridurre il problema di Gesù a una questione politica. Con Gesù è in gioco la fede, l'immagine che abbiamo di Dio. È in gioco come Dio si rapporta a noi, nella sua volontà di salvezza dell'umanità, come lo stesso Caifa era stato costretto a profetizzare senza rendersene conto, e come ora invece non riesce a comprendere neanche Anna, che resta senza parole di fronte alla parola di rivelazione di Gesù. A contornare l'incontro tra Anna e Gesù, cioè tra il giudaismo e la Chiesa, si collocano tre scene che mettono al centro il primo dei discepoli, Pietro, e che riportano un fatto, il triplice rinnegamento di Pietro, che per l'Evangelista si compie contemporaneamente all'interrogatorio in cui Gesù non teme di rivelarsi al sommo sacerdote Anna. A introdurre le tre scene è la notazione che Pietro si pone alla sequela di Gesù insieme a un altro discepolo di cui non ci viene svelato il nome. Pietro viene presentato come un discepolo che vuole seguire Gesù, ma al momento dell'arresto, mentre prende la spada per difendere Gesù, mostra che non ha capito cosa significhi per Gesù essere Messia. Ora non si vuole staccare da Gesù, ma non accetta di essere riconosciuto come suo discepolo. Vorrebbe esserlo, seguire Gesù senza mostrarlo. Diverso è l'atteggiamento dell'altro discepolo. Egli si lascia riconoscere come tale. E se, come sembra, è da identificare questo discepolo sconosciuto con il discepolo amato, dobbiamo
riconoscere che sarà anche il solo questo discepolo che potrà rimanere con Gesù fin sotto la croce, accanto alla madre. Ma torniamo all'interrogatorio di Gesù e all'interrogatorio di Pietro contemporanei. Gesù è legato, ma si esprime con suprema libertà, rivelando la propria identità. Pietro è libero, ma risponde frenato dalla sua paura, cerca di nascondersi, impedito a essere veramente se stesso. Canta il gallo al terzo rinnegamento di Pietro e si realizza la profezia di Gesù che, mentre Pietro riprotestava la sua fedeltà e il suo amore, darò la mia vita per te, gli aveva predetto, darai la tua vita per me. In verità, io ti dico, non canterà il gallo prima che tu non m'abbia rinnegato 3 volte. Il problema di Pietro non è che egli non ami Gesù, ma che il suo amore non è ancora come quello di Gesù. Cioè l'amore che si dona fino alla croce per gli uomini. Non basta il dono della vita. Occorre accogliere che Gesù doni la propria vita per noi, per diventare davvero suoi discepoli. Al canto del gallo, nel Vangelo di Giovanni, non segue, come nei sinottici, il pianto di Pietro e la sua conversione. Il quarto Vangelo non apre qui alla dimensione parenetica come gli altri Vangeli, per fare di Pietro il modello del discepolo peccatore ma capace di conversione. E notate che questo non accadrà neppure dopo la Pasqua, quando sulla riva del lago di Tiberiade Gesù chiederà a Pietro di ricordarsi il triplice rinnegamento, invitandolo a confessare 3 volte il suo amore per lui. Al terzo invito l'Evangelista avverte che Pietro rimase addolorato. Pietro non si rattrista, ma Pietro si rattrista per non essere creduto da Gesù, non per averlo rinnegato. Questo fa male a Pietro, che Gesù non creda al suo amore. Pietro resta nel quarto Vangelo colui che porta insieme il ruolo più alto e gravoso fra i discepoli e la debolezza di ogni uomo, il primo posto nell'apostolato e nella Chiesa non garantisce dalla fragilità umana, questa resta esperienza di sempre. Eppure a questo discepolo fragile Gesù lascia intuire un futuro di fedeltà in cui, grazie all'amore che Gesù riverserà su di lui, come su tutti noi, dalla croce, gli diventerà possibile amare come Gesù. Dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi. Ed è l'invito che Gesù fa anche a ciascuno di noi.